Spazio Radio Giglio Rosso Live, e oggi mi trovo all'interno del camerino del Teatro dei Freddi, finalmente con Alessandro Riccio. Eccoci qua. Intanto è un piacere, finalmente ci conosciamo di persona e ti vedo bene, come stai? Tutto bene? Molto bene, sai, quando siamo all'interno di una produzione l'energia è sempre tanta, si sente non soltanto sul palco ma quella che ti dà il pubblico, quella che ti danno i tecnici, tutto il teatro, quindi è sempre molto energizzante. Camillo Rigoberto Gerlando. Ci mancavano Reginaldo e Manfredo e facevo Scala Reale di Noma Bischero. Parliamo di questo spettacolo che è Draculazionismo. Esatto. Lezioni di sangue. Ma come ti è venuta in mente questa idea? Fondamentalmente perché è un mondo questo dove si viene facilmente un po' derubati dalle energie vitali, no? Tu pensi anche ai social, quante ore passiamo lì a spippolare e non ti rendi conto di quanta energia, attenzione e forza viene portato via, ma anche da tante cose. Oggi siamo in un mondo social, quindi conosciamo molte più persone rispetto a 10-20 anni fa, e non tutte le persone con cui hai a che fare sono corrette, sono giuste, e quindi bisogna fare un po' attenzione, soprattutto anche a una certa età, a capire che non hai una quantità di energia finita, infinita, ma devi stare attenzione. E quindi il vampiro mi sembrava la figura interessante della persona che può rubarti energia. E allora, quindi, perché no? Perché non studiare questa figura qua? Sospetti mortali invidiano chi oltrepassa le ere. Un piccolo estratto dalla sesta lezione: come evitare che la gente si faccia i cazzi nostri. Ma vi torneremo in seguito. Posso farle una domanda? Abbiamo un genio in classe stanotte. Cosa t'ho appena ripetuto? Niente domande, Nicolai. Hai toccato un tasto dell'età, eh? Noi non siamo giovanissimi, esatto. E tu hai al tuo attivo 30 anni di carriera, esatto. Con un sacco di spettacoli, veramente belli, veramente curati nei minimi particolari. Lo vediamo anche qui, fra l'altro, trucco, parrucco, esatto, ma costume anche, vedi, le dita. Esatto. E fra l'altro è tutto anche un po' in famiglia, perché insomma all'interno della Tedavi 98, sì, esatto, per la tua casa di produzione, c'è anche mia madre, che è la nostra sarta, e diciamo forse è lei che mi ha passato questo lato un po' più artistico, perché lei ha la capacità anche attraverso delle stoffe non provate, magari delle coperte o delle stoffe un po' particolari, di riuscire a creare dei modelli, dei costumi. Tutti i costumi li realizza lei, abbiamo delle costumiste che li disegnano e poi lei li realizza, quindi vedo che questa capacità di saper trasformare il materiale è qualcosa che evidentemente mio nonno era falegname, quindi dentro si vede che bella cosa, fra l'altro, quei mestieri che purtroppo cominciano un po' a sparire, perché esatto. Questo, hai parlato prima di tecnologia, questa tecnologia ci porta purtroppo a vivere sempre troppo di corsa, esatto, a dimenticarsi cose particolari. Di tutte le cose materiali che io rimpiango, a parte non avere più un'erezione decente, l'impossibilità di rimirarsi nello specchio è quella che mi manca di più. Come sto? Fiorentino Doc, una città bellissima, lo possiamo dire, la città più bella del mondo, lo dico spesso perché per me è così, e comunque vede finalmente anche la riapertura su tante cose, perché purtroppo abbiamo passato quei 2 anni che ormai ci siamo un po' dimenticati, no? Ecco, come l'hai vista la differenza fra fare teatro in un certo momento in cui c'era addirittura le mascherine e adesso finalmente rivedere il pubblico in faccia? Sai, ti ricordi quando durante la pandemia si è messo a fuoco il fatto che il teatro è comunque qualcosa di accessorio alla sopravvivenza, per quanto possa essere necessario per lo sviluppo umano, però non è fondamentale. Allora ancora di più, quando tu torni a teatro ti rendi conto che devi dare qualcosa allo spettatore di immateriale, ma qualcosa devi lasciarlo, perché ovviamente sono elementi che vanno a nutrire un'altra parte di te, non quella fisica ma quella spirituale, quindi nel momento in cui ci sei devi nutrire. As they gently walk across a lonely floor, and a voice softly says, darling, this will be goodbye forevermore.
in questo spettacolo ti trasformi, esatto, completamente, diventi un mostro e lo dicevamo anche per radio, passi praticamente un'ora e più circa, sì, per il trucco. Io credo che sia molto importante lavorare sulla capacità spettacolare del teatro, perché spesso negli ultimi anni il teatro sta diventando molto un teatro di parola, un teatro dove l'attore non si deve trasformare, dove è tutto molto minimale. Io sono un barocco, a me mi piace le cose anche eccessive, volendo, io riconosco un eccesso, però credo che lo spettatore abbia bisogno di essere stimolato, e il fatto che io sono un trasformista, quindi ho interpretato tanti personaggi, la più famosa la Bruna, ma anche Orlando, ma anche ho fatto lo spettacolo su Giuseppe Poggi, e vedermi ogni volta trasformare credo che per lo spettatore sia un motivo di grande divertimento e anche di grande stupore, no? Io sono d'accordo, per me il teatro è questo, è proprio anche i costumi stessi, esatto, e anche l'attenzione, come diciamo prima, in particolare. Beh, dall'altra tua esperienza, cosa vogliamo dire a chi vorrebbe iniziare adesso a fare l'attore? Sicuramente oggi si può essere stimolati da tantissimi tipi di elementi visuali, sonori, quindi si ha tanta possibilità di studiare, molto di più di quella che avevamo noi, perché anche i materiali di ricerca è molto più facile, quindi buttarsi, studiare, e proprio perché adesso è facile anche raggiungere a maestri o scuole, fare, conoscere, buttarsi, fare, senza troppi problemi di performance, no? Oggi purtroppo siamo una società che ha bisogno sempre di arrivare alla performance, di fare sempre bene. Buttate, fate, a volte si sbaglia, a volte fa bene, però è un lavoro meraviglioso, difficilissimo, ma meraviglioso, però. La firma su questa pergamena e il cammino vostro verso l'occulto questa notte di sostizio avrà principio. Ma che fai? Tocchi? Lascia stare. C'è un capello. Oddio, che schifo. Non viene via. Non vorrei che la firma venisse male, no? Pergamena di cotenna umana. Capita che nell'impasto rimanga qualche unghia o pelo. Aspettate di vedere il diploma in pelletica di vecchia. Tutto vecchiaro? Che dire, grazie di essere stato con noi. Noi intanto ci siamo visti anche un po' di spettacolo. Ecco, questa era la prima nazionale, ma hai già in mente di spostarti per l'Italia? Sai, io non amo molto fare le tournée, anche perché è molto molto difficile. Preferisco concentrarmi su altri spettacoli, su altre idee. Poi magari capiterà, magari la location particolare o l'evento in cui questo spettacolo può essere inserito. Okay. Però io sono, credo questo, lo spettacolo per me è un mandala. Tu lo curi in ogni dettaglio e poi ribalti il tavolo. Qua scatta la lode. Ma come avete fatto a non capirlo prima? Eh? Lo vedete che siete davvero un po' troppo dodgy? Eh? Ma quello là, quello tu l'hai importato. Ma quello è un morto che cammina. Ma che gusto c'è a vivere come quello? Eh? Ci hai usati! Ma certo, ma questo fa un parassita! Cosa ho ripetuto fin dall'inizio, eh? E per quanto sia orrenda, io assecondo la natura mia. Voi dovete assecondare la vostra. Non vi siete presi cura di voi. Vi siete fatti galline, conigliini, agnellini. E io, da bravo allevatore, ho fatto in modo di essere attento a voi. Grazie a voi. Grazie, grazie. Ciao.